in Italia. Qual è il problema perché sono qui? Il problema è che abbiamo un sacco di cose che vogliamo fare, tantissime, tanti interessi, poco tempo e internet che ci offre sempre più opportunità. L'anno scorso sono venuto qua alla sala dei notari e avevo questa slide che diceva che 4 mesi prima di aprile 2010 ogni giorno gli americani consumano al giorno, ogni americano 34 gigabyte di data. Dici, vabbè, come fa? Se tu guardi, ovviamente fra queste informazioni che assorbiamo, qui ci sta la TV, la radio, il telefono, la stampa, i computer, i giochi, i film e la musica. Fra tutte queste cose, un americano che non è un italiano, ma ci stiamo avvicinando rapidamente anche noi, consumava 34 giga di dati al giorno, per dirvi quante informazioni noi ci ciucciamo al giorno. Quindi c'è sempre meno tempo a disposizione ed essendoci meno tempo abbiamo più difficoltà a scegliere ciò che realmente ci interessa. È come voler mettere tanta acqua in un bicchiere che ne può contenere soltanto un po'. Quindi ti troverai anche tu spesso a rinunciare a delle cose che vuoi fare, a delle notizie che vuoi seguire, a degli articoli che vuoi approfondire, perché sono semplicemente così tante le cose da seguire che non si riescono a seguire tutte. Chi lavora online, per chi segue un settore che è influenzato fortemente dal mondo di internet, quindi è diventato un problema anche tenersi aggiornati, perché sì, ci sono i blog, sì, ci stanno i feed RSS, ma ha voglia abbonarmi ai feed, alle newsletter, girare i blog? Ma quante ore ci devo stare? Perché me li dovrei leggere tutti, leggere quelle cose che fanno schifo e quelle cose buone, distinguere quelle buone, leggermi solo quelle e far finta di non aver letto le altre, e quanto tempo ci devo stare? Quindi è un problema reale riuscire a rimanere aggiornati. Quindi sono tutta una serie di problemi che sono troppe informazioni, insomma uno stato perenne di information overload che peggiora tutti i giorni. Il numero delle sorgenti, cioè delle fonti che usiamo per ricevere informazioni, aumenta. La diversità, la tipologia di queste fonti aumenta perché prima c'erano solo i giornali, poi sono venuti i blog, e poi sono venuti i social media, e poi ci stanno i siti sociali con i video, soltanto le notizie per locali, solo le immagini, solo i tweet, cioè le tipologie aumentano anche loro. Aumentano i bloggers e i blog. E noi nel frattempo vogliamo fare anche più cose, quindi c'è un contrasto fra questa quantità esplosiva di informazioni che aumenta giorno dopo giorno e la nostra possibilità di realmente scegliere e trovare ciò che ci interessa di più. Come faccio a trovare in questo oceano di informazioni ciò che veramente mi interessa? E poi come faccio a non stare in una situazione stile McDonald's tutti i giorni? Cioè cerco una cosa su Google, mi interessa una cosa, la trovo e che ci sta? Un blog, pubblicità sopra, pubblicità sotto, pubblicità di lato, pubblicità di qua e due paragrafetti. Ma io non è che ogni volta che ho fame posso andare da McDonald's, ho bisogno di qualcosa di più sostanzioso ogni tanto. E quindi anche per le informazioni e le news, i blog spesso hanno riempito soltanto uno spazio vuoto e una chimera di ma dai, butto lì ste cose, ci metto le pubblicità, faccio un po' di soldi rapidamente. Quindi abbiamo un po' riempito di cacca questo panorama di internet dove sì, ci stanno un sacco di cose, ma la maggior parte iniziano appunto per CA e finiscono per CA.